Buongiorno a tutti. Oggi volevo fare un altro vlog parlandovi di qualcosa di nuovo, cioè un progetto che stiamo portando avanti in conservatorio per quanto riguarda la notte della ricerca, ovvero un evento che vede coinvolte diverse università, un evento stanziato dall'Unione Europea, in cui ogni università ha dei progetti di ricerca che presenta, quindi è una cosa in realtà molto semplice. E noi come conservatorio, per quanto riguarda il Dipartimento delle Nuove Tecnologie, presenteremo qualcosa di particolare che poi vi mostrerò all'interno della giornata. In realtà abbiamo già proceduto a effettuare già le prime operazioni e quindi qualcosa vi perderete, ma ve la spiegherò con dovuta calma e tempo. È una cosa secondo me molto figa, molto bella, c'entra molto l'ambisonico. E niente, iniziamo la giornata ovviamente con lei a passeggio, che oggi poverina si sorbisce un'operazione, è la rimozione della fila mammaria, perché c'aveva dei piccoli tumorini, quindi bisogna rimuoverglieli e vediamo come va. Questo è uno dei primi vlog, quindi non so se verrà bene, verrà male, abbiate pietà. E dai, partiamo, buon divertimento. Dove andiamo, Lupa? Dove andiamo? Eh? Dove andiamo? Ok, dopo aver lasciato Lupa al veterinario per l'operazione, ci dirigiamo verso il conservatorio per iniziare a fare quello che poi vi spiegherò per il progetto che abbiamo intenzione di portare per la notte della ricerca. Sarà una cosa molto bella, interattiva, che ovviamente, diciamo, da YouTube, Facebook, Instagram non si può apprezzare, è difficile da apprezzare, però cercherò di spiegarvela nella migliore maniera possibile per far sì di poterla almeno comprendere. E niente, conservatorio. Buongiornissimo, buongiornissimo, buongiornissimo. Ho trovato la penna più bella del mondo. Cosa fa questa penna? Facci vedere. Anche da casa. Ah, amico io. E cosa ci calibri? Madonna, ragazzi, tutte le aste del mondo. La diagonale, sai che ce l'abbiamo già segnate le diagonali. Sposta un po' di... esatto, 5 metri e 4, facciamo 5 metri. Vai indietro, stando di aspetta, aspetta. La matematica, la mena, 4,90, cioè. Ora, ci abbiamo degli scoccettini colorati? Amico mio, tu con la macchina mi sa che ti attacchi. Se la mette lì, sì, se la mette lì, sì. No, allora, ci sono dei numeri, facciamo che l'1 parte da qua. Quindi è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il numero dei canali proprio in ordine. Quello che c'è è un ambiente immersivo, in questo caso con le microfonazioni prese in esterno, al centro, rispetto al centro, e in maniera tale che faremo proprio un tipo di ascolto molto molto particolare per quello che riguarda insomma l'immersività. Perché poi tutto in realtà viene lavorato in post produzione, però questa è la fase importante, vengono prese le misure, le distanze, le altezze, in maniera tale che i microfoni siano perfettamente calibrati. I microfoni in più ieri sono stati tutti tarati allo stesso livello, in maniera tale che non ci siano diseguaglianze, e quindi questo è già un ottimo punto di partenza per poi proseguire il lavoro che successivamente a questa registrazione poi verrà fatto in studio. Quello che stiamo facendo è impostare il progetto in Reaper, quindi assegnare tutti i canali in maniera corretta per far sì poi di avere tutti i microfoni adibiti alla registrazione. Quindi andremo dai canali dall'1 all'8 delle nostre schede. Le schede che vediamo sono queste, che sono una SSL, una Solid State Logic, Core Drive Octo, un Octo preamp, quindi che fa da preamp, preamplificatore microfonico, per poi rientrare nel convertitore analogico digitale, che è questa scheda audio, che è una RM Fireface UFX2. Ok? Vai sul 2.
Comunque, registrazione che sta avvenendo, insomma, abbiamo fatto tutto il progetto, come si vede, almeno se si vede. E quindi adesso non dobbiamo fare nient'altro che goderci il momento, ci godremo il momento, certo. Molto eccezionale. Mamma mia, che pure lui dice TikToker, video, e poi pure lui si mette a fare cose. Certo. Spero di stare a registrare, ma penso di sì, che se no è un casino. Vale, con questa musica regale sono qui col dottore per vedere, spiegare anche un po' quello che è il progetto a livello interattivo, essendo che io, insieme a tutti loro, mi sono occupato della registrazione. Il messer qui si occupa di un programma che è Touch OSC, che permette appunto di interfacciarsi direttamente con Reaper per quanto riguarda appunto la posizione nello spazio da parte dell'ascoltatore. Dottore, dica, che sta a fare? Esattamente. Allora, vediamo un po' quello che c'è. Una volta aperta l'applicazione ci si presenta questa interfaccia qua, con una parte appunto vuota dove poter inserire degli oggetti. Nel nostro caso quello di cui abbiamo bisogno è un semplicissimo pad chiamato XY per gestire appunto l'asse X e Y della nostra installazione. Possiamo gestire anche le dimensioni. Beh, uno che fa alla fine, fammi vedere la cosa finita praticamente. Una volta prese le dimensioni che vogliamo del nostro pad, andiamo nella sezione Play Mode e possiamo controllare appunto asse X e Y. Quindi praticamente questo è come questo puntino rosso, è l'ascoltatore nello spazio, quindi se il microfono, esatto, stava qua, uno decide di andare verso questo microfono, poi verso questo, poi verso questo spazio. Questo è come se fosse una rappresentazione digitale del nostro chiostro del conservatorio. Lei quindi è protagonista del vlog? A quanto pare sì. Incredibile, lei vloggerà? Io vloggo. Lei vlogga, noi vloghiamo. Vuol dire un vlog. Voi un vlog, da vlog. Però l'importante è che, insomma, bicicletta. Bicicletta. Bicicletta non c'è. Non hai visto? Is it delivery? Non hai mai visto? Non lo so, perso. Dobbiamo vedere un po' di trash intanto che ci prendiamo il caffè. Comunque questa è la pausa. Domani invece mettiamo mani al progetto a livello di post-produzione e quindi vedere un po' come si evolve e si sviluppa tutto quello che abbiamo fatto tra ieri e oggi. Ok, terzo giorno. Il primo ci sono state le tarature dei microfoni, il secondo abbiamo registrato, come vi ho fatto vedere prima, il chiostro. Oggi andiamo a sviluppare un po' il progetto, ma andiamo a fare anche tante altre cose, quindi vediamo. Ok, un'altra giornata è finita, ho fatto poche riprese, ma per un semplice motivo: non se ne possono fare tantissime all'interno di certi ambienti. Ho fatto il minimo necessario senza condividere audio o quant'altro, ma cercherò di spiegarvi quello che è stato fatto oggi. Dopo le registrazioni di ieri abbiamo quindi preso tutte le registrazioni fatte, messe nel progetto che abbiamo adibito per far sì che possa funzionare per il nostro obiettivo, ovvero cercare di muovere un ipotetico ascoltatore virtuale nelle direzioni dei microfoni, però avendo anche il contributo anche degli altri in uno spazio ambisonico. Per essere mosso questo ascoltatore ipotetico si gestisce tramite Touch OSC uno spazio XY, dove il centro esatto di questo quadrato è il centro dell'ascolto. Muovendosi in questo quadrato ci si sposta verso una direzione, quindi si va verso una fonte microfonica. Questo dà un ascolto
molto spaziale, molto reale. E abbiamo usato diversi tipi di plugin ambisonici, c'erano alcuni che davano un risultato magari non perfettamente funzionale al nostro obiettivo. Ce n'è stato uno della IEM, anzi più plugin però di questa azienda, la IEM, che ci ha dato risultati soddisfacenti. Dopo aver organizzato il tutto, adesso io stasera passerò alla fase di editing e poi vi porto con me. Dopo essere passati alla fase di editing, riconsegnerò tutto l'edit dell'audio, quindi le parti che non ci interessano, di quello che insomma poi l'utente ascolterà. E niente, poi domani in realtà si fa il lavoro molto di braccia e forza, ovvero portare schede audio, cose che devono andare sul palco, insomma c'è tutto l'allestimento per quello che poi sarà l'impiego che avremo su la notte della ricerca, la notte dei ricercatori, anzi, e alla Chiesa del Carmine, quindi vi farò vedere anche quella, ma per il momento pausa, pausa, cena. Quello che mi manca in questo momento è la mia piccola peste, che come vi ho fatto vedere in qualche istante precedente a questo vlog, io devo abituarmi ancora alla questione di vlog, perché come ripeto sono i primi, quindi non ho ancora la concezione di capire come si fa un vlog, ma piano piano strada facendolo, comunque mi abituerò e vedrò. E niente, è adesso a casa di mia madre, che è un po' più presente rispetto a me, perché io in questi giorni, come si è visto, io sono leggermente fuori anche per questi lavori, quindi so che mi metterò in contatto con lei, so che vedrò il mio cane, almeno in foto, però l'assenza a casa del cane, ragazzi, si sente tanto. Ok, siamo in the box, ore 21:30 circa, la registrazione dura circa 25 minuti, taglieremo le parti che sono meno interessanti, anzi taglierò le parti che sono meno interessanti, terrò quelle che magari a livello sonoro sono appunto più rilevanti, tipo che ne so, il rullante del tamburo che suona, il violino che sta suonando, qualcuno che si è mosso con gli ovetti che suonano, qualche conversazione non troppo udibile ma comunque molto direzionale, insomma andrò a vedere un po' di aspetti, quindi vado in the box. Ok, l'export è stato fatto di tutte le tracce e quindi l'edit è finito, l'ho impostato anche in una maniera tale che se impostato il loop l'audio abbia una naturale scorrevolezza, come si può dire, quindi è come se non avesse mai fine ma in realtà si ripete senza avere proprio un senso di fine, interruzione e quant'altro. È una tecnica in realtà molto semplicissima, si prende la prima parte del brano, la si mette alla fine e si fa un crossfade in quella parte lì, così quando finisce esattamente quel punto alla fine del brano in realtà poi sta riprendendo dall'inizio con una regolare continuità. Detto ciò, la giornata di domani in realtà è molto impegnativa, come già detto ci sveglieremo molto presto per andare poi a sistemare un po' tutto, a montare, insomma sarà un bel casino, ma domani vi porto a vedere un altro paio di cose. Ci vediamo domani mattina. Buongiorno, occhiali al seguito per nascondere sempre le meravigliose occhiaie, è molto presto, molto insomma è l'orario umano, sono le 8, se spero che si veda dall'orologio. 8 del mattino, 8:30 riunione, quindi incontro con tutti e poi iniziamo a vedere di che morte morire, insomma oggi sarà abbastanza tosta, però adesso ci vuole il caffè. Allora, siamo alla Chiesa del Carmine, abbiamo scaricato le prime cose, abbiamo scaricato comunque un posto meraviglioso, io l'anno scorso ci ero venuto per presentare il mio progetto e insomma ci sarà un bel po' da fare oggi. Cosa c'è attaccato qui?
Ah, le occhiaie sono passate, qua il mixer che gestisce poi l'esibizione che ci sarà lì in fondo, e adesso vi faccio vedere anche le altre parti dei progetti che verranno presentati in questa splendida chiesa, Chiesa del Carmine, dove insomma qui poi ci sono in realtà tantissime attività che si svolgono a Piacenza. Allora, l'esibizione è un po' particolare, è parte elettronica, che dove la postazione è quella, e parte acustica, quindi con musicisti con strumenti reali. E tutto viene gestito dalla regia che vi ho fatto vedere prima lì. Qui sarà il grosso dell'esposizione che faremo. Il progetto invece a cui lavoravamo in questi giorni, in cui ho fatto le registrazioni e quant'altro, è questo, ed è praticamente tutte le microfonazioni che abbiamo già fatto nei giorni precedenti, dove posizionate in un contesto sferico vengono poi gestite dall'ascoltatore in maniera tale che si possa avvicinare con questo punto nei confronti di un microfono o di un altro in base appunto alla posizione geografica, se si può dire così, in cui erano, di conseguenza rendendo l'ascolto in tutto e per tutto ambisonico e quindi immersivo. È un tipo di ascolto appunto dedito e fatto apposta per far sì che l'ascoltatore si possa ritrovare immerso in quello che è poi l'ascolto reale che avevamo noi quel giorno in cui abbiamo fatto la registrazione, quindi è come se l'ascoltatore fosse con noi nel chiostro del conservatorio. Io vloggo, io faccio un po' di cazzate, faccio. Vai, guarda che bello, guarda, sono tutte fotografie tue queste, vero? E quindi tu fai fotografie e allo stesso tempo un ascolto basato su il soundscape della città. Che figata. Yes. Ma città, no, a Piacenza oppure qua no, fuori? No. Un po' dove ho scattato le foto, ad esempio qua eravamo in Friuli. Ok. Ok, poi ne prendiamo un'altra magari. Anche qua Friuli. Ma c'è una stampa meravigliosa comunque, nel senso, hai visto, hai fatto una carta dietro casa mia, per dirti, cioè, quindi un po' dove mi capita. Dove capita? Un po' in giro, ok. Sì. Questa è l'installazione di Alice che condividerò in parte come postazione, perché poi qui c'è la mia, dove ci sarà il visore a 360 gradi che non solo ha la visione immersiva ma anche audio spaziale, quindi ambisonico, in maniera tale che chi veda tramite il visore non cambi solo la sua prospettiva, il suo punto di vista nei confronti della direzione in base a quando cambia la testa, ma gli cambierà anche il suono, quindi di conseguenza se un oggetto davanti a noi rimane tale e noi spostiamo la testa a destra, si sposterà non solo la visuale ma anche l'ascolto, di conseguenza spostando la testa a destra avremo la provenienza del suono che arriva alla sinistra, e, insomma, come appunto se fossimo lì dentro quel concerto. Quindi Alice fa questo, io faccio quell'altro e fa un po' di cose. E invece qui è Pipolo che sta progettando un po' di cose. Pipolo, che sta a progettare? Gesù, ma perché scrivi Gesù? Sul consiglio di Raffaello, a quanto pare rientra tra le voci. Beh, siamo nelle mani, siamo nelle sue mani, ok, speriamo che non faccia un applauso. E qui invece viene fatto un altro ascolto ambisonico, penso, se non sbaglio. E dove negli schermi adesso spenti comunque tramite la PC verrà tutto gestito come nel progetto precedente in maniera spaziale, e quindi insomma ci sarà un ascolto un po' particolare anche qui, ma immersivo, e basato sullo studio dei cantori sardi, dove appunto nonostante loro siano quattro, quando cantano insieme particolari note esce fuori magicamente, che poi magia non è, in realtà è scienza, esce fuori una quinta voce molto alta, molto acuta. E che appunto si è studiato il fenomeno, si è capito anche come questo si manifesta, e noi qui in conservatorio lo facciamo vedere. È un progetto di cui io non mi sono occupato, però si è occupato il nostro mentore super altissimo Riccardo, e mentre Pipolo fa tutta la programmazione del Touch SC con cui si può controllare a distanza il panorama sonoro, ma non solo. Esatto. Ok, cerco di parlare col microfono a una distanza ragionevole perché stanno facendo un po' di prove e stiamo quindi regolando un po' i volumi nella regia che è esattamente in quella direzione lì, per il palco che invece è qua.
e quindi tutti i musicisti sono pronti, insomma, per il concerto di domani, stasera prove, non le possiamo protrarre a lungo perché comunque gli altri spazi servono anche agli altri ricercatori, insomma, quindi un po' di guida ci vuole, quindi sfruttiamo il tempo a disposizione e vediamo il da farsi. L'organico è complesso, indubbiamente, è anche molto numeroso, flauto, clarinetto, marimba, gran cassa, tastiera, insomma, ce n'è un bel po'. Più elettroacustica, che viene eseguita invece da questo spazio, e quindi questo è uno dei concerti che poi ci sarà per la notte della ricerca qui alla Chiesa del Carmine domani, che sarà venerdì, poi ci sarà anche sabato, insomma è molto lunga, molto lunga. E poi tutti gli altri spazi invece che vi ho fatto vedere, che saranno praticamente sempre sempre disponibili. Sono finite, la giornata è finita, ora manca solo di affrontare la giornata di domani. Tutta una giornata è servita solo per la preparazione del palco, delle installazioni, di sound check, insomma di tutto, e quindi ci vediamo domani con la mia installazione, perché poi ve la faccio vedere e vi spiego magari qualche altro dettaglio sulle altre. Quindi a domani. Guarda che belli, sembrano i giovani Daft Punk prima di avere le maschere. Fanno i sintetizzatori con le voci loro. Domani mattina. Che fighi che siete, che fighi. Anche cane, guarda. Ciao. Allora, devo ammettere una cosa, che è stata una giornata veramente molto molto lunga, e per il momento ho cambiato anche la camera dell'Insta 360. Non so quanta luce entri di preciso, non ci ho fatto caso. Non so quanto quindi è luminosa l'immagine, spero abbastanza. Comunque giornata tosta, io ho anche dormito un pochino quando sono tornato a casa, che erano le 6, che ero veramente cotto, ho dormito quel paio di ore, nemmeno forse, però sono servite tantissimo. Domani giornata lunga, e quindi il progetto a cui abbiamo lavorato troverà uno sfogo di esibizione, in questo caso, essendo a disposizione di tutti per la notte della ricerca, che è un evento che si tiene, come già detto, non di notte, anche se non mi può tradire, ma praticamente tutto il giorno, dalla mattina fino a tardo pomeriggio, dove si esploreranno tantissimi concetti scientifici, tra cui anche quelli che appartengono al mondo della musica, in questo caso proprio il progetto in cui abbiamo lavorato per quanto riguarda un ascolto ambisonico. Ci sono anche tantissime altre, insomma, esposizioni anche per quanto riguarda il nostro conservatorio. Come già detto, c'è Alice col suo video, ci sono anch'io con il mio piccolo estratto di un concerto ripreso sia col video a 360 sia con audio ambisonico, poi riprodotto tramite visore MetaQuest 3, quindi un visore in realtà virtuale. Ci sono anche altre cose particolari, come già detto, quella, insomma, dell'esplorazione anche e l'analisi che è stata fatta sui cantori sardi, Quinto Suono famoso, che come già spiegavo anche precedentemente in un video, sono quattro cantori che nonostante cantino in quattro, esce fuori una quinta voce praticamente dal nulla, e insomma c'è stato uno studio dietro, soprattutto a livello spettrale, per come lo chiamiamo noi, quindi l'analisi di tutte le frequenze e quant'altro, e poi il concerto. Insomma, sarà una giornata ricca, domani vi ci porto, ci vediamo quindi domani, ok? Fate i bravi. È arrivato il giorno delle installazioni, finalmente, vorrei dire, perché sono già cotto adesso. Sono sveglio alle 7 e sono già stanco. Sono andato a letto forse all'1, tra una cosa e l'altra. Quindi, boh, vediamo. Andiamo e speriamo che la giornata vada benissimo. Oggi apertura al pubblico e quindi via. Finalmente siamo arrivati al giorno. Con me il buon dottore Mattia.
Ciao Mattia, buongiorno. Buongiorno, così finalmente arrivo al punto focale un po' di tutto questo vlog, che ripeto, io non so se sto girando bene, è figo, è bello, è super, però è un inizio, l'importante è iniziare, perché se non si inizia non si va da nessuna parte. E finalmente il progetto è finito, è pronto al pubblico, è questo, ve lo faccio vedere in totale, c'è una piccola descrizione sulla parete, ma soprattutto tutto l'audio che è stato editato, registrato, tagliato, che sta andando, con anche l'Energy Visualizer, che è un plugin che serve per individuare la fonte sonora in base alla sfera ambisonica che abbiamo progettato, ma soprattutto quello che ha progettato anche il buon Mattia, che è questo signore qui, è Touch SC con questo pad XY, che fa muovere quello che è il punto di vista dell'ascoltatore, in maniera tale che in base alle microfonazioni che sono state effettuate in cerchio, questo XY possa andare nei confronti di un microfono o dell'altro, senza però perdere il contributo di tutti gli altri, rendendoti all'interno di uno spazio virtuale sonoro. Quindi di conseguenza è uno studio fatto apposta su tutto quello che c'è di immersivo, quello che è una frontiera soprattutto molto utilizzata nei visori a 360 gradi, come quello che ho io nell'altra postazione che poi vi faccio vedere. E niente, il progetto è finito, l'utente è pronto per ascoltarlo, lo ascolterà in cuffia, le cuffie sono ovviamente lì a disposizione, e quindi ci sarà un'immersività totale di quello che è l'ascolto delle registrazioni che abbiamo fatto. Dottore, vuole aggiungere qualcosa? Niente, se per chi non è riuscito a godersi, diciamo, questa giornata, probabilmente si ripeterà l'anno prossimo. In ogni caso seguite comunque le attività del conservatorio, che in questa città soprattutto sono... Io pensavo che lei dicesse a un certo punto vendo Panda Fiat ma io non ho la Panda Fiat, e quindi anzi non lei, vedo lui niente. cerca Fiat Panda. Io cerco Fiat Panda. Panda in giro, panda al mare, panda in montagna. Dopo vi presento anche quello che è il mio progetto e poi vi faccio vedere anche un po' tutti gli altri. Ok, ci siamo anche finalmente alla mia postazione, che è molto tranquilla, molto sobria, molto easy. Vedete anche qua quello che succede sul tablet. In realtà questo è un tablet che sta facendo vedere in collegamento mirroring quello che le telecamere del visore a 360 stanno prendendo, ma non è questo il punto. Il punto è la ripresa che ho fatto un po' di tempo fa a Roma per Arte e Scienza di un piccolo estratto di un concerto, sia a livello visivo che sonoro, quindi con una videocamera a 360 gradi, ma anche con un microfono ambisonico. Cosa succede in questo caso? Quando una persona indossa il suddetto visore, avrà anche delle cuffie, e quando semplicemente girerà la testa, non solo girerà la testa per far sì che la sua visione, proprio quella visiva, quindi quella che si vede con gli occhi, cambi, ma cambi anche la prospettiva del suono, e quindi quello che ti sta suonando davanti, ipoteticamente se tu giri la testa a sinistra, il suono proverà, insomma, avrà la provenienza dal lato sinistro, e di conseguenza sarà tutto molto immersivo e molto reale. È un progetto che più che altro costa nei materiali, costa nelle conoscenze per quanto riguarda la post-produzione, che è un po' particolare e soprattutto molto laboriosa per quanto riguarda il video, per inserimenti anche di quello che c'è a livello grafico, come magari un logo, il suo render in 3D nel panorama sferico, insomma è un po' particolare, però viene molto bene. L'utente si siede ovviamente su una sedia girevole, che è molto comoda soprattutto appunto per girare la propria prospettiva, e questo è uno dei progetti, e spero di portarlo in più posti possibile, portarlo magari di nuovo a Roma, magari portarlo in qualche altro museo di arte contemporanea, insomma ci sono un bel po' di cose da fare. Niente, ormai il dottore si è attaccato a me come una cozza, si è attaccato e vuole comparire in tutti i vlog, ma va bene lo stesso. Cosa facciamo qua? In questo caso abbiamo vibrafono e xilofono. Vi spiego anche come sono amplificati, come sono microfonati in particolar modo, perché ce li abbiamo, perché non fare anche
un piccolo estratto di amplificazione e microfonazione. La microfonazione è stereo, in particolar modo left e right vengono puntati sul registro grave e registro acuto sia del vibrafono che della marimba, per far sì di riuscire a cogliere tutto lo spettro possibile di, degli strumenti. Mentre per quanto riguarda la grancassa, il microfono generalmente viene puntato sul punto di percussione, quindi generalmente al centro, soprattutto per cogliere maggiormente tutto l'aspetto frequenziale della grancassa stessa. Poi, per quanto riguarda le altre microfonazioni che sono presenti sul palco, che sono quelle, diciamo ora è difficile spiegarle per il semplice motivo che non ci sono gli strumentisti, però bisogna considerare che sono strumenti a fiato, di conseguenza sono puntati generalmente nella parte migliore dell'emissione che hanno, e anche in particolar modo per quel microfono perché il clarinetto generalmente viene suonato verso il basso, di conseguenza lo spettro sonoro viene puntato più che altro avanti a sé e non né alla fine né verso la bocca dello strumento. E per il resto le microfonazioni sono queste, a parte quella delle tastiere che vengono generalmente fatte uscire in jack stereo, quindi già, anzi stereo è brutto dirlo, jack bilanciato, e poi fatto entrare in DI per far sì che poi possa andare al mixer in un cavo bilanciato. Ecco, questa è la spiegazione più corretta. Stessa cosa per questa tastiera. Quindi questa è la microfonazione del palco. Finalmente la prima persona che viene anche a testare la mia installazione. In questo caso lei sta guardando un concerto che ho ripreso a Roma questo luglio, e quindi lei in qualsiasi direzione si muoverà con la testa, non solo cambierà la visuale di dove vedrà, ma cambierà anche la provenienza delle fonti sonore. Quindi adesso si sta spostando a sinistra, il suono gli arriverà a destra. E è una cosa che è molto semplice, però di veramente tante ore di lavorazione per la post produzione, che però è secondo me la parte di insomma futuro a cui piano piano dovremmo arrivare. Questo è un diverso punto di vista rispetto al pubblico, tu sei esattamente davanti agli strumentisti. Questo... Ma infatti, cioè, se io mi giro cambia anche, cambia, sì, ti sembrano dietro gli strumenti, sì, ma perché sì. La produzione ambisonica punta a quello. Ah, arte, scienza. Quello ce l'ho messo io. Okay. È bellissimo. Tutto a posto? Sì, ma è bellissimo. Com'è? Oh, ma è stranissimo. È particolare, sì. Top. Sì, lo vado a prendere io dopo. Finito, adesso ci sarà il concerto dei ragazzi, siamo pronti in sala mix, sala in front of house praticamente. Eccolo qua, Spivolo! Spivolo, ma guarda anche chi c'è! Alessio! Te la stanno suonando praticamente. Di monito la regola, sì, perché. Sì, perché. Guarda, fai direttamente, se fai sul livello C, vedi tutti i master up. Ok. Ora il. Avete visto pure qualcosa dal mix? Molto molto bene. Comunque la giornata sta arrivando a conclusione, poi domani si andrà all'ex Enel, sarà un bagno di sangue anche stasera, insomma siamo stanchissimi, però sarà una giornata estremamente produttiva in tutto e per tutto. Bene, ci siamo fatti anche il momento aperitivo, c'è tantissima luce, verranno tutte bruciate le immagini, ma ce le sbattiamo per il momento, speriamo che abbiate capito. E quindi abbiamo già mangiato prima in realtà, e proprio per essere più tranquilli, molto spesso si mangia dopo ai concerti, però questa volta è girata così. E la sala piano piano è pronta, sarà un concerto meraviglioso, ve ne farò vedere qualche pezzettino e poi insomma ci congediamo con le conclusioni su questa giornata, con questi progetti portati avanti, perché sono stati veramente eccezionali. Ho avuto
tantissimi bei feedback da parte dei ragazzi che hanno ascoltato i vari progetti, l'installazione, l'installazione anche di quello che è stata la nostra registrazione del chiostro del conservatorio, insomma è stato eccezionale e meraviglioso. Concerto appena concluso, una 13 ore, penso che ce la siamo proprio meritata. Dalle 8 del mattino sono esattamente circa le, andiamo a vedere il nostro orario, 21:35. ottimo, ottimo. Adesso c'è da fare il lavoro più bello del mondo, smontare tutto e riportare tutto a casa per il prossimo evento che è domani mattina alle 9, quindi ci andiamo leggeri, ma ci andiamo bravi tutti comunque. Ma giustamente, com'è il dietro le quinte di un concerto, soprattutto dopo che si è svolto, tutta gente che parla, tutta gente che fa, tutta gente che si abbraccia, tutta gente che si complimenta, tutta gente che prende la propria roba, c'è Gianmarco che gira, il direttore, ciao direttore, sai che sei stato veramente bravo, sei stato, ci è piaciuto molto, ci è piaciuto. No, ma ci è piaciuta la tua cosa. Il visore. Ti ha fatto vomitare. Allora, la prossima volta facciamo un'opera virtuale io e te. Ma si può fare? Sì, sì, si può fare. C'è la telecamera che ha registrato tutto, la pubblicherà in Mondovisione e tutti saranno testimoni. Non mi puoi fuggire.